Vittorio, una curiosità, la villa dove si svolge il film, dove si trova? It's in Belgium, yeah, it's in Belgium, I forgot where, it's in very strange, I mean it's very strange to make it. A film that's supposed to be in Los Angeles, to film it in Belgium and Germany, and other Californian countries. But it's interesting. It's interesting. It's the whole film. Anyway, it's built on different levels of unreality. So it was interesting to create Los Angeles in these countries. Credo che sia in Belgio, ma non ricordo esattamente dove, se devo dire la verità. Quando abbiamo fatto questo film è stato un po' strano in realtà filmare, appunto registrare in diverse location, perché tutto quanto il film si svolge su diversi livelli di realtà, e quindi è stato anche interessante pensare di creare una scena che dovesse appunto far sembrare Los Angeles in una villa tipicamente della zona, però in realtà con una location reale che era differente, perché come dicevo abbiamo filmato sia in Belgio che in Germania, quindi questo aspetto di avere questa sovrapposizione di luoghi per rendere invece il film nella sua location totale Los Angeles è stato assolutamente interessante per me. Questo trovo geniale, questa possibilità che offre il cinema, perché non solo su questo film, su tanti film c'è questo collage di luoghi diversi, forse anche molto lontani dall'altro, e alla fine costituiscono un luogo, Los Angeles. Io non sapevo questo, ma scoprire che la villa, che sembra una villa tipicamente americana, Frank Lloyd Wright potrebbe essere l'architetto, nel Belgio, questo Belgio. Dunque, per continuare in questa direzione, c'è per la luce, anche questo, la troupe non è tutta americana, in gran parte è francese. La direttore, il capo operatore, è una famosa direttrice delle luci francese, Caroline Champetier, e vorrei sapere se ha lavorato con Champetier, con Caroline Champetier, sulla preparazione del film, poi ovviamente durante le riprese. So we made three films together with Caroline. I meet people when I make a film, and a few people very much in advance. So Caroline was there like 3 years before the shooting. So for 3 years she didn't do any other films with them. So she was with me and a few other people, an assistant, a set designer, and of course the musicians, the Sparks. And you know, she helps in every way. She's a great director of photography, but she's also very helpful in every aspect, and also even finding money. So for 3 years we had this little group of people at all the shooting. To make a film you do need, you can't do it alone, you need at least 2, 3, 4 people. And I was lucky, since I started young, to always have to find good people. Ho lavorato diverse volte con Caroline Champetier, abbiamo fatto 3 film insieme. Quando si fa un film, si produce un film, c'è bisogno in realtà di qualche persona con cui lavorare strettamente, e con Caroline in particolare abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto 3 anni prima. Quindi per 3 anni siamo stati assieme,
non solamente con lei, ma anche con altre persone, come per esempio l'assistente di set, oppure il designer, nonché i musicisti, abbiamo visto ovviamente anche, abbiamo udito le canzoni degli Sparks, e Caroline è una persona molto utile sotto vari aspetti, su vari fronti, perché è una direttrice della fotografia molto capace, ma è anche un buon contatto, una buona persona per aiutare al reperimento di fondi. Quindi anche questo aspetto è stato importante. Per 3 anni quindi abbiamo lavorato assieme, e quando si fa un film c'è bisogno di circondarsi di 2, 3, 4 persone che sposino a fondo il progetto e che possono essere appunto quelli che fanno partire la realizzazione di un progetto.